via autostrada, stiamo entrando nel nuovo Largo Flaiano inaugurato ieri. Vi portiamo con noi per fare questo giro della nuova rotonda in ingresso, in questo caso, e anche in uscita da Varese. Ecco che la stiamo imboccando da via autostrada per farvi vedere un po' tutte le novità. Insomma, innanzitutto da via autostrada, vedete qui a destra è possibile girare verso Viale Borri. Il traffico è assolutamente regolare. Destra, via Tamagno, che resta nel senso di marcia unico. Vediamo la polizia locale. Ecco un primo giro di rotonda. Dritti, via Nino Bixio, si va verso l'ospedale di Circolo. Qui a destra potete andare verso via Magenta, noi invece andremo a sinistra, vi facciamo vedere proprio tutta la rotonda. Vedete lì via Sant'Imerio, le macchine che arrivano dovrebbero darci la precedenza e possono imboccare la rotonda. Entrando alla rotonda da via Magenta si può, andando dritti, imboccare via autostrada, andare verso Milano, vedete i cartelli. Rifacciamo il giro, destra, Viale Borri, traffico assolutamente regolare, anzi da Viale Borri non vediamo arrivare una macchina, è quasi incredibile. Via Tamagno, stesso senso di marcia. Via Lazio e via Gradisca, la nostra destra, hanno cambiato invece il senso di marcia. Entriamo dunque in via Gradisca, questa è una delle due novità principali. Percorriamo via Gradisca nel senso di marcia opposto a quello a cui eravamo abituati. Vedete la Villa Augusta. Percorrendo via Gradisca, adesso vediamo un po' cosa succede. Questa è una delle due novità dal punto di vista della circolazione e del senso di marcia. Da via Gradisca, vedete, andiamo dritti anche questa strada, quindi via Arsiero, cambiato senso di marcia, e qui gireremo a destra, altra novità, in via Lazio per sboccare nuovamente sulla rotonda. Ecco, questo lo vedete, via Lazio, la imbocchiamo, giriamo a destra e laggiù ancora la rotonda. Adesso noi imboccheremo via Magenta e ci porteremo verso il centro. Non è un orario di punta, siamo più o meno a metà mattinata, ma vedete che il traffico è assolutamente regolare. Qui sbocchiamo di nuovo sulla rotonda, prima si poteva andare a sinistra, in realtà adesso bisogna andare a destra. Eccoci la rotonda, via Nino Bixio, e a destra svoltiamo verso via Magenta. Da via Sant'Imerio, lo vedete, potete arrivare e poi imboccare la rotonda, dando la precedenza via Magenta. Il traffico lo avete visto voi. E queste sono le novità storiche che da ieri per la viabilità sono attive a Varese grazie alla nuova rotonda di Largo Flaiano.